per la prima volta una persona non appartenente al mondo del teatro, ma appartenente ad altri scibili, per esempio io provengo dal mondo delle arti visive, ecco, riceve un premio così importante. E questo è secondo me una cosa importante anche perché c'è una mescolanza di oggi di scibili, per cui non dividiamo teatro, arti visive, musica, eccetera, eccetera, ma comincia a diventare un'arte globale. Praticamente gli arlecchini del secolo scorso e questi attuali praticamente usano le nostre maschere. Cioè, io voglio dire anche un punto, le maschere degli arlecchini e di altri sono nate grazie a un'operazione di mio padre che dopo la guerra ha recuperato l'antica tradizione della commedia dell'arte e ha rilanciato la maschera nel teatro moderno. Lo conosco perfettamente, Bonavera, siamo amici da 30-40 anni, ecco, e con il suo spettacolo e le mie lezioni, le mie maschere, giriamo il mondo assieme e diffondiamo la cultura della maschera o del teatro italiano in tutto il mondo. Riteniamo un segnale forte e il fatto che la premiazione avvenga in una serata in cui lo spettacolo di prosa che seguirà sarà interpretato da Enrico Bonavera, che penso possa essere considerato il più titolato arlecchino vivente oggi, che interpreterà lo spettacolo della serata utilizzando le maschere di Donato Sartori, credo sia un segnale forte di attenzione a un mondo, quello della commedia dell'arte, che ha una valenza intrinseca importante e che viene riconosciuto come base di tutto un filone teatrale la cui attualità a parer nostro è ancora assolutamente evidente.